Allora, ciao a tutti, in questa mezz'ora 40 minuti io vi spiegherò come fare una strategia di web marketing integrando WordPress, perché oggi ovviamente la giornata è completamente diciamo dedicata a questa soluzione CRM, integrando alcuni strumenti esterni per migliorare le conversioni delle proprie campagne. Quindi faremo un focus, come dico dal titolo, proprio sulle landing page, fino ad arrivare a strumenti di heatmap analytics e A/B testing da implementare direttamente su siti web tradizionali ma anche shop online. Quindi se avete un e-commerce o un blog o qualsiasi cosa, potete sapere qualche cosina in più dei vostri utenti semplicemente con queste integrazioni, che spesso sono anche gratuite e fornite anche da Google. Quindi andiamo subito avanti e faccio vedere più o meno quello che affronteremo durante questo mini workshop. Vedete, partirò dalle landing page, capire quando sono utili, quando utilizzarle e come farle, quali strumenti da usare diciamo in combinazione con WordPress, fino ad arrivare a tutta la parte dei tool di heatmap analytics e A/B testing. Partiamo subito con le landing page. Quanti di voi usano landing page? Ok, siamo messi bene. Cosa usate per fare le landing? Codice? Mano? WordPress? O HTML? HTML, altri? HTML? Altre persone? HTML e WordPress. Quanti usano piattaforme esterne? Si affida a piattaforme esterne. Cosa? Lead Pages. Altri tool tipo questo? Niente? Allora, chi fa le landing in HTML, CSS e WordPress? Più o meno quanto ci mette a sfornare una landing? Di media. Oggi ti chiamo, ho bisogno di promuovere un prodotto o un servizio, devi fare una landing, per esempio, di lead generation. Quanto ci mette a metterlo online? In media? 2 giorni? Non so. Sì, io che sono lenta, sì. Ok, chi è un po' più veloce, quanto ci mette? Un giorno. Sei tu? Vabbè, diamo per scontato che hai il logo, il cliente ti ha già detto che vuole il logo più grande, ok, tutta questa roba. Un pomeriggio. Lui è molto veloce. Altri che usano, che ci mettono super flash? No, ok. Siccome il marketing è veloce, spesso a me chiamano clienti la sera per la mattina che cambiano le promozioni, vabbè, personaggi che tutti abbiamo un po' come clienti, vi farò vedere come migliorare un po' questo processo usando dei tool che sì, ok, costano, ma che potrebbero velocizzare il vostro lavoro e vi potresti dedicare anche un po' ad altro, all'ottimizzazione proprio delle campagne, piuttosto che perdere 2 giornate o, nel suo caso, che è molto veloce, un pomeriggio a fare landing page. Quando fate le landing, più o meno la prendete, la piazzate lì e vai, o fate delle ottimizzazioni? Cosa utilizzate per migliorarle? Sentiamo un po'. Allora, io quando ho fatto la mia tesina di maturità, ho curato semplicemente la landing page, ho messo testo formattato e buonanotte nei vari link, ho affiancato a mo' di griglia, un po' di riga, una piccola introduzione alle varie pagine per articolo, una piccola anteria. Ok, ok. Altri? Ok, dipende. Più... ok, dipende ovviamente, dipende da quanto paga. Allora, come dicevo prima, le landing sono un bello strumento per aumentare le conversioni sia per la lead generation ma anche in alcuni casi nello shop. Quindi in quale punto si trovano le landing? Si trovano proprio come collante, diciamo, tra gli annunci e il posto in cui faremo la conversione. Se si tratta di una lead, probabilmente è la landing, l'atterraggio finale della campagna di generation. Se si parla di uno shop, non sempre usiamo anche noi agenzia le landing sullo shop, ma ad esempio dobbiamo lanciare, non so, dei saldi particolari, Black Friday, piuttosto che un nuovo modello, una categoria nuova, allora magari una landing page emozionale può far comodo come gancio per entrare nella pagina dei prodotti. Però spesso si tende ad andare direttamente nella pagina categoria o pagina prodotto. Quindi il loro compito sono quello di veicolare la persona dall'annuncio verso la conversione, quindi il loro è fondamentale alla fine della landing, perché loro sono in grado di traghettare la persona verso quello che è il nostro obiettivo, ovvero raggiungere la conversione. Come dicevo prima, i vantaggi delle landing page si possono trovare sotto 3 aspetti che ora andrò a spiegare nel dettaglio. Il primo sono le migliori conversioni, e ve le spiego, ovvero attraverso una buona landing potreste ottimizzare
le conversioni, che vuol dire ottimizzarle? Attraverso alcuni accorgimenti, dal design al copy, potreste stimolare, che ne so, un acquisto maggiore, cioè un upselling, cross-selling, piuttosto che aumentare lo scontrino medio. E quindi creare un'aspettativa, un desiderio nei confronti del cliente che magari rimane dipendente dal vostro prodotto e dal vostro servizio. Cioè è proprio lui che vuole scegliere voi, in questo caso. Come viene fatto questa ottimizzazione verso migliori conversioni? Ad esempio, per aumentare lo scontrino medio, quindi alimentare una proposta che magari arrivo lì sopra, vedo l'iPhone, propongo una serie di prodotti moderati che in quel momento, in fase d'acquisto, potrei aggiungere e quindi aumentare il mio carrello. Quindi fare upselling e cross-selling, potrei migliorare la qualità dei contatti se la mia strategia ha quello scopo lì. Piuttosto, se la mia strategia ha l'obiettivo di ottenere più contatti, meno di qualità, potrei decidere di abbassare, diciamo, un po' la pretesa dalla parte della landing e fare un po' più contatti di quantità. Quindi sta a voi, attraverso la landing, tarare quello che scrivete e come lo scrivete, le informazioni che chiedete anche dall'altra parte, e in quel caso lì i dati saranno più o meno interessanti sulla base del vostro obiettivo. Dicevo, altro punto, migliori conversioni, user experience, ovvero le conversioni arrivano se l'esperienza utente prima, ovvero sulla landing, hanno avuto un buon effetto sul visitatore che sta visualizzando la pagina. Quindi quali sono alcuni accorgimenti a livello di UX che posso diciamo tener conto per quanto riguarda la landing? Performance di caricamento, difficoltà di navigazione, mobile friendly, ambiguità, spesso arrivo su delle landing e non so dove devo cliccare, cosa devo fare, cosa mi arriverà dopo che ho fatto quella richiesta, dopo quanto tempo mi arriverà. Sono molti casi in cui uno lascia, fa qualcosa e rimane lì nel limbo senza sapere se quella cosa è andata a buon fine, mi devo aspettare un'email di conferma, mi manderanno un white paper, cosa succede adesso? Cioè, spesso si rimane un po' a bocca asciutta e quindi la UX dovrebbe migliorare questo processo in tutte le varie fasi del funnel. Anche il design impatta in questo, perché la user experience deve rendere intuitivo e immediato il processo verso la conversione. Spesso invece ci si trova ad arrivare su una pagina, c'è il menu, c'è un pulsante, ci sono due call to action e ci si perde, e quindi si va fuori da quello che è il nostro intento. Ottimizzazione delle campagne è il terzo punto, diciamo, su cui le landing possono far leva. Infatti una buona landing vuol dire minori costi, maggiori conversioni. Se voi ottimizzate la landing non solo a livello SEO, ma soprattutto per le campagne di advertising come Google Ads, potreste avere un punteggio di qualità maggiore, migliore, più alto, tendente al 10, e quindi pagare meno i costi per click delle campagne, in soldoni. Come fare questa cosa qui? Bisogna lavorare bene sulle keyword e anche di qua, dov'è? Togliere quelle che sono le ambiguità, quindi andare dritti al punto, cercare di eliminare quelle che sono le distrazioni, insomma tutte le best practices che vi ricadono anche nella user experience. Quali sono alcune, ve le divido per settori, alcune best practices da usare quando create una landing? Allora, a livello di struttura, ve l'ho divisa in vari punti, a livello di struttura queste potrebbero essere alcune delle cose da vedere. Poi queste slide penso vi vengano inviate a tutti, giusto? Ok. Quindi, essere chiari sin dall'inizio, cioè appena arrivo sulla landing, mobile o desktop, mi raccomando occhio al responsive e al mobile, subito chiaro il messaggio. Subito chiara, se possibile, la call to action, e quando si parla di generation, occhio ai form, perché i form sono importanti, ma ogni campo che aggiungete è un ostacolo che mettete, soprattutto su mobile. Quindi pensate sempre bene quello, qual è il vostro obiettivo. Ovviamente se una landing metto solo l'email avrò più contatti sporchi, se in una landing chiedo più dati ho meno contatti probabilmente migliori. Non c'è una ragione, dipende dalla vostra strategia qual è. Poi i form li potete usare aperti, ovvero già pronti per la compilazione, oppure apriti, che vengono aperti insomma da un pop-up, piuttosto che in una parte in basso della pagina, ci arrivo con lo scroll. Quindi sta a voi decidere quanto essere aggressivi nella richiesta del lead. Potete anche usare tecniche che spesso usano anche le banche per quando hanno bisogno di filare tanto, di fare i form multistep, ovvero ti chiedono tanto nome, email e telefono, quindi sembra facile la compilazione del form, poi nello step 2 ti chiedo gli altri dati, così almeno loro non tanto il dato l'hanno preso. Se poi te sei fuori a cena e dici madonna che palle, devo compilare tutti questi campi, dici lo farò poi, intanto loro il dato se lo sono preso, e quindi te puoi entrare nel remarketing
e fare campagne dedicate su quella persona per fargli completare il processo di conversione. Si chiamano form multistep questi. Gli chiedo pochi campi e poi cerco di profilare in un secondo momento. Anche gli elementi di prossimità, intendo vicini alla call to action o comunque impatti ben visibili, mettere qualcosa che attivi, che faccia da leva verso la conversione, per esempio un timer, un conto alla rovescia, una scritta che indica, o una freccettina che indica la call to action, che indica che quella cosa si sta per esaurire. Queste sono tutte leve che potrebbero aumentare migliorare il processo di conversione. A livello di esperienza potete giocare con la creatività, quindi il design, il copy e anche integrazioni che rendono tutta l'esperienza migliore, ovvero lascio il contatto, magari mi arriva subito un'email che mi dà il benvenuto e mi comincia a coccolare. Anche quella è esperienza, perché io non mi sento abbandonato. Considerate, la maggior parte dei lead nelle campagne di generation avvengono, probabilmente dipende dal settore, nella fase serale o dopo pranzo, perché sono momenti in cui le persone sono libere, non sono in ufficio, non lavorano e quindi hanno possibilità di collegarsi. Soprattutto anche il fine settimana, se voi non impostate un qualcosa di automatico, un'email semplice, automatica, e magari uno si iscrive venerdì sera, voi rispondete lunedì pomeriggio, perché la mattina siete impegnati con l'email e con le commissioni, probabilmente state perdendo un lead. Un lead che potrebbe diventare cliente, perché sono passati 2 giorni, lui aspetta risposta, la gente ora non ha più tempo da aspettare, cerca subito una soluzione, trova quello che gli dà subito la risposta e quindi perdete un lead. Ci vuole tempestività. Per quanto riguarda le funzioni, qui si va a toccare quelle che sono le ottimizzazioni anche della landing page, micro e macro conversioni, se uno shop è inutile che punto le campagne tutte sulla vendita, magari abbasso l'obiettivo verso l'aggiunta al carrello, oppure l'inizio del checkout, se una lead generation magari abbasso crea un evento, un obiettivo sulla visualizzazione della pagina piuttosto che al click sulla call to action, così almeno in una prima fase ottimizzo per quell'obiettivo, poi dopo mi spingo sulla conversione vera e propria. Poi fare test A/B, dynamic content, vi farò vedere degli esempi dopo così almeno sono più chiari, heatmap analytics, quanti di voi usano heatmap analytics? Siamo un pochi. Che per chi non sapesse sono le mappe praticamente visuali che mostrano il percorso di navigazione degli utenti. E, cosa molto importante, le MP. Ora si possono creare landing page, soprattutto anche con dei tool su WordPress, anche con dei plugin, ottimizzate per i mobile, molto veloci, e quindi Google, se facciamo campagne, ci premia dal punto di vista del punteggio di qualità e del performance di caricamento. Io vi faccio vedere un tool a pagamento, costa anche non poco, però che vi potrebbe risolvere molto, che è Instapage. Instapage è una piattaforma adatta per le landing page e compatibile completamente anche con WordPress. Ora, non hanno fatto in tempo a darmi dei codici di trial di prova, però se qualcuno poi fosse interessato mi può scrivere, tranquillamente ci sentiamo anche dopo, loro una settimana mi dovrebbero dare dei coupon con una trial un po' più estesa, quindi eventualmente vi rimando per email tranquillamente. Come funziona Instapage? È integrato con tanti CRM, come un po' tutte le piattaforme di oggi, ma i vantaggi nell'utilizzo di una piattaforma del genere sono questi. L'editor visuale, form semplici, noi più o meno un'agenzia, Alessandro qui che è un'agenzia con me, può confermare una landing page in un'ora si tira su, fatta come Dio comanda, ok? Quindi non roba che su mobile è un po' da ottimizzare, roba bella, infatti dopo vi faremo vedere alcuni esempi. Poi è già perfettamente integrato nelle piattaforme, ha la possibilità di creare landing page ottimizzate per AMP, fare test A/B integrati, l'heatmap analytics, i form in un click, fate un form come vi pare, multi-step, singolo, quello che vi pare, ai campi dinamici che fra poco vi faccio vedere, e comunque anche un versionamento interno e un sistema di reportistica. Comunque c'è analytics, ci sono tutte le cose standard che potreste anche usare. All'interno troverete anche una gestione del lead per chi fa campagne di generation, per cui avete una lista con tutti i lead raccolti durante il periodo di campagna. Vi faccio vedere alcuni esempi. Questo è l'editor praticamente interno, si vede un po' così perché ovviamente non c'entrava nella schermata. I tool sono abbastanza intuitivi, per cui tutto trascina, metti, quello che vedete è quello che ottenete alla fine. Questo è un esempio di landing page, questo è quello che vi dicevo, campi dinamici. I campi dinamici, questa è una campagna per un cliente che ha sede in tutta Italia, non abbiamo fatto una landing per ogni sede. Abbiamo fatto una landing che io vi ho evidenziato le cose, se guardate lassù, si vede un po' male ma nelle slide lo vedete meglio, l'URL contiene una variabile, per esempio percentuale sede uguale prato in questo caso.
Quindi io ho fatto una landing, in base all'URL, cosa ci aggancio in fondo, uguale Prato, lui mi cambia l'occorrenza in tutti i punti della landing. Questa è la parte in fondo dove c'è, diciamo, l'invito all'azione, la call to action principale. Se voi guardate, lassù c'è scritto Prato, lui automaticamente mi cambia Prato in ogni, diciamo, corrispondenza. Se io al posto di Prato ci scrivessi Pippo, ti viene scritto Pippo in tutti i posti. Quindi se io ho 15 sedi, basta che mi creo 15 URL e ho 15 landing diverse. Semplicemente con un passaggio, un click. Questo è il vantaggio di lavorare con un tool del genere. Io ho fatto una landing, la uso per n situazioni. Dicevi qualcosa? Questa è un'altra landing dove ho usato un po' di prossimità. Ora qui siamo su un PowerPoint, cioè su un Keynote, ma questa si muove dal vivo e là c'è un timer che scorre, per esempio. Quindi usare un qualcosa che aiuti, che persuada in senso buono la persona a invitare, a approfittare di quell'occasione, sempre usando un linguaggio comunque human, non andate troppo sul commerciale, deve essere un qualcosa sempre di valore quello che state dicendo. Qui vi faccio vedere più o meno quelle che sono le integrazioni del form con le altre piattaforme, quindi ci sono NCRM, piattaforme DM, quello che vi pare, più anche la possibilità di collegarci attraverso il webhook qualsiasi piattaforma custom, quindi se avete un CRM proprietario, quello che volete, potete usarlo in maniera diretta senza il minimo sbattimento. Dentro questa page c'è anche una piattaforma di versionamento e heatmap analytics. Infatti qui vedete più o meno una landing page, il movimento delle persone piuttosto che il click o la profondità di scroll, quindi uno si rende conto di come si muovono le persone in desktop e mobile, dove cliccano. Ok, tutto completamente integrato, e in più nella barra di al lato troverete tutte le versioni che avete fatto da quando la landing page è attiva, per cui se volete riportare la versione del 10 di settembre perché funzionava di più, voi con un click la riattivate, fate magari delle modifiche se volete, oppure la ripubblicate immediatamente così come è fatta. Quindi un vantaggio enorme, un versionamento automatico, salvataggi automatici, heatmap sempre integrata. Questa è la dashboard interna, dove qui ci sono tutti i progetti, tutte le landing. Vi fa vedere ad esempio con dei pallini che qui ci sono dei lead nuovi per le campagne di generation, con la possibilità di tornare alle statistiche, vedere le performance delle conversioni negli ultimi, in questo caso, 30 giorni, e quindi in pochi passaggi, già come dashboard vi dice se la campagna sta funzionando o meno, se state ottenendo risultati oppure no. Questi sono i report che lui vi offre, ovviamente potete collegare Analytics e analizzare tutto da lì, ma è interessante perché se fa con test A/B, quindi lui vi clona la landing page attuale, vi fa una copia speculare, poi voi potete ad esempio cambiare il colore del pulsante, mi raccomando un elemento solo, e a quel punto potete vedere qui, variante, variation A, variation B, le differenze di conversione fatte in automatico da lui, e anche potete splittare il test, il traffico, di default 50 sulla A, 50 sulla B, ma se volete potete splittare il traffico come meglio credete, quindi che ne so, 70% di traffico sulla variante A, 30% sulla variante B. Mettiamo caso. Tutto completamente facile da usare. Questa riguarda l'integrazione con WordPress. Per WordPress c'è un plugin, siamo in Stapage, è gratuito, è quello che si spaga le piattaforme in Stapage, nel plugin. Questo serve per pubblicare direttamente una landing su una piattaforma esistente in WordPress. Quindi, una volta collegato il vostro account con il plugin, lui vi mostra tutte le landing, scegliete l'URL che volete dare e addirittura potete analizzare, come vedete lì, le barre verdi, le conversioni ottenute per quella campagna nel corso del tempo. Per cui è una rapida occhiata, non è un qualcosa di dettaglio. Per i dettagli andate a Analytics oppure direttamente in Stapage. Ma fai un abbonamento annuale questo? È un mensile annuale, come preferisci. Vi faccio vedere alcuni case study. Questo è un case study di un cliente che lavora in corsi di alta formazione imprenditoriale. Questo è il desktop e questo è il mobile. Cosa vi vuoi far vedere? Guardate che come su mobile vedo tutte le informazioni senza necessariamente scrollare la pagina. Call to action ben visibile. Poi se guardate anche i testi sono studiati, quindi non sono completamente troppo macchinosi, business, insomma, anche un po' il tono di voce vuole la sua parte. Ricordo sempre una frase che dice un collega in questo settore, Michael Vittori, che gliela rubo sempre tutte le volte, che le persone si fermano davanti alla grafica, e quindi la creatività che li ferma, ma decidono di fare qualcosa grazie al copy. Quindi occhio al copy, perché il copy ha il potere di trascinare verso la conversione. Ok? Quindi qua vedete il pulsante ben distinto rispetto alla pagina,
si capisce bene, questo pulsante poi aprirà un pop-up che mi mostra i campi da inserire per la richiesta delle informazioni. Questo è un esempio, questo vi faccio vedere un altro esempio, anche qui il form in questo caso vedete è aperto, nell'altro caso era chiuso. Potete fare anche delle prove, faccio un test A, form chiuso, test B, form aperto. Aspetto qualche giorno, 10-15 giorni, in base al budget e al traffico, e a quel punto decidete dov'è che c'è più conversione, e dove magari vi costa anche meno. Magari dove anche la qualità del contatto è migliore. Quindi sta a voi decidere i KPI migliori per il vostro business. Quindi anche qui ovviamente c'è un po' di margine, ci sarebbe la barra del browser che mangia sempre un po' di spazio, ma comunque... above default io vedo sempre il messaggio corretto. Poi qui in prossimità del pulsante, ora il microfono non mi posso allontanare più di tanto, sono come un cane guinzaglio qui. C'è un testo chiamaci al, che una persona che magari non vuole lasciare contatto vuole subito parlare, può invece di bypassare diciamo il form e andare subito sulla chiamata. Poi per quanto riguarda quest'altra landing che abbiamo già visto prima, anche qui vedete il cambio di posizione del timer che su mobile va in alto a destra, il pulsante sempre ben in vista, la manina che indica di andare sotto perché è in basso che c'è la form da completare, anche qui poco testo, scritto bene, immagine emozionale, meno male la salsa è quella, ragazzi. Poi i format delle landing page più o meno si assomigliano, se vogliamo, sta a voi creare sempre dei contenuti o qualcosa di diverso per stupire un po' il visitatore. Alcuni consigli per fare delle landing, diciamo, favolose, e lo spero. Allora, copywriting ve lo dico perfetto, perché le persone vengono attratte dal testo. Se il testo è bello, veramente le incollate davanti alla lettura. Poi, CTA in prima persona, questi sono consigli che ho provato sulla mia pelle. Invece che lo scopri di più, perché non provare dimmi di più, piuttosto che mi interessa, ok? O roba simile. Vado ai corsi, mettiamo caso. Quindi... provate a fare anche dei test sul cambio di personalità di una call to action e poi guardate i risultati. Questo potete fare in qualsiasi campo, anche email marketing per dire. Frecce e animazione sulla CTA, semplicemente a volte mettendo una freccettina che punta sulla CTA, aumentate il click su quella. Perché non provare? Contrasto di colori, io potevo fare su quelle landing anche il pulsante solo contorno rigo bianco e il bottone trasparente, però facendo un colore sicuramente rimane più di impatto. Provare. La soluzione è trovare. Quindi elementi di scarsità, tipo il timer, e mobile friendly ovviamente perfettamente ottimizzato. Come si usa gli A/B test? Come vi ho detto, in questa page ha già una soluzione di A/B testing interna, per cui uno basta, non so se ho fatto lo screen qui sopra, no, non l'ho fatto, comunque basta andare all'interno di una landing, crea versione B in pratica e fate versione B, versione C, quello che vi interessa. I suggerimenti che vi do a riguardo, le cose che potete usare come elemento di test, quindi colori, call to action, posizioni di elementi, form aperto, form chiuso, la creatività, trovo un'immagine, trovo un'altra immagine. La regola numero uno rimane sempre questa. Quando fai A/B test, individua un solo elemento di test. Perché se voi fate due varianti dove provate il cambio di colore, il cambio di personalità, il cambio di immagine, ok, confrontate l'A e la B, avete due risultati diversi, ma non sapete attribuire di chi è il merito, oppure di chi è la colpa. L'A/B test per siti web e e-commerce, io vi ho parlato di landing page, facendo vedere questa page. Per quanto riguarda il mondo al di fuori delle landing, o comunque se avete anche landing HTML e CSS, potete usare un tool di Google che adesso diciamo si può dire che è stabile, che è Google Optimize. È gratuito, con l'account Google accedete, lo configurate con pochi semplici passaggi, forse ho fatto anche lo screen che è questo, semplicemente basta mettere un rigo di codice per i programmatori o lo chiedete a chi fa web design, un rigo di codice in più a Analytics, e quello che vi fa praticamente vi permette di creare un test A e B o multivariato, ovvero più elementi da testare, e all'interno di una semplice piattaforma come le fa Google, che è questa qua, potete decidere il traffico da splittare, l'elemento variabile della pagina, per cui voi semplicemente con quella riga di codice avete in mano la modifica del sito, fate tutto da Google Optimize. C'è bisogno di un'estensione che è l'estensione di Google Chrome, di Google Optimize per Google Chrome, che praticamente cosa fa? Quando voi andate a fare il setup del test e andate a individuare la variante B, vi dice seleziona l'elemento della variante, quindi vi apre il proprio sito e lo potete selezionare come se fosse un drag and drop il vostro sito, sia fatto WordPress, Magento, PrestaShop, quello che vi pare, anche HTML, CSS.
Selezionate ad esempio il testo che ho fatto io e in posto di web marketing fatto bene ci scrivete web marketing fatto da Dio, ok? Lui a quel punto vi salva la nuova variante come variante B e al momento che date l'ok, non so se c'è uno screen che fa questo, comunque in questa schermata qui vedete, c'è scritto zero modifiche, lassù in alto dove c'è avvia esperimento diventa blu perché avete configurato la variabile, avvia esperimento e lui parte con il test. Ovvero un po' di persone arriveranno sulla variante A, web marketing fatto bene, un po' di persone sulla variante B, web marketing fatto da Dio. Poi, all'interno sempre di questo, nella parte in basso, vedete lì dove c'è viola, potete scegliere, collegandovi con Analytics, l'obiettivo da tenere d'occhio. Penso, voglio sapere la durata media, il mio obiettivo è la durata, il mio obiettivo è il click, il mio obiettivo è la conversione. Quindi voi potreste prendere, per esempio, uno shop, senza toccare una riga di codice, ma semplicemente aggiungendo quella di Google Optimizer, trovate ad esempio il cambio di colore dell'aggiunta al carrello, mettiamo caso. Avviate un test, aspettate un mese, poi dopo un mese guardate quante conversioni ha fatto la variante A e quante conversioni ha fatto la variante B, eventualmente cambiate il colore stabilmente sul sito, ok? Il setup del test vi chiede all'inizio una data di inizio, se volete una data di fine, se no lo lasciate sempre attivo, le varianti da selezionare, gli obiettivi presi o ereditati da Analytics e il targeting, ovvero quante percentuali di utenti volete mettere a test. Mi raccomando, i test A e B sono nati per provare variazioni su singoli elementi, quindi anche qui non fate mix incredibili, ho provato a cambiare quello e quell'altro, se volete fare questo usate i test multivariati in Google Optimize, siamo proprio così, potete testare più elementi. All'interno di Google Optimize c'è una reportistica, ovviamente, che è fatta in questo modo qui, questa è tipo una campagna, dove ci sono grafici è dalla campagna veramente attiva, e sotto vi mostra praticamente tutti i dati sulla percentuale di conversioni fatta dalla A, la variante B, e poi una serie di grafici che semplicemente quando ce l'avete avanti sono molto comprensibili e molto chiari. Vi dice quante conversioni ha fatto uno, il conversion rate dell'altro e via. Potete fare anche tutto questo integrandolo in Google Tag Manager, per cui se il vostro sito usa Google Tag Manager e avete Analytics lì dentro, prendete quella rigettina di Google Optimize, la mettete in Tag Manager e in pratica il sito non lo toccate nemmeno, ok? Non passate nemmeno dal sito. Detto questo, io ho finito, se ci sono delle domande o qualcosa, qualcuno ha bisogno di Instapage e mi hanno detto che mi danno una trial un po' più allungata, sa dove trovarmi, me lo chiede anche dopo, mi scrive anche in questi giorni, senza problemi. Grazie.